Ciao raga, benvenuti o bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, oggi, un po' come l'altra volta in cui vi ho mostrato tutte le mie maschere e vi ho detto in fondo quali erano le mie maschere preferite o adatte ai miei capelli in alcuni momenti, quindi diciamo quando ho bisogno di una idratazione profonda, quelle giornaliere, oggi allo stesso modo voglio fare con un'altra categoria, ovvero con i leave-in. Allora, prima o poi ho deciso che farò tutte le categorie, quindi pian piano vi mostrerò i miei prodotti, quindi in base alla categoria, e vi dirò anche quali sono i miei preferiti o se sono più adatti a capelli sensibili, se sentite a me, se sono più adatti a capelli sottili, a capelli spessi, e quindi diciamo ci facciamo una chiacchierata e vi mostro i miei prodotti, dandovi anche giusto qualche considerazione per non essere troppo pesante. Però prima di tutto voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, attivate anche la campanellina così da restare aggiornati e se volete seguitemi su Instagram. Detto questo, partiamo subito, io ce l'ho qui e ve li mostro uno ad uno. Sono un bel po', quindi andiamo veloci. Eccoli, allora ce l'ho contenuti qui in questa scatola e ora pian piano ve li mostrerò e dicendovi anche qualche considerazione e all'ultimo, come è successo l'altra volta, vi dirò in fondo quali sono i miei preferiti. Allora, partiamo subito e voglio partire da questo, ovvero il leave-in a spray di Imbue. Allora, questo è un prodotto ricco di proteine. Quindi diciamo è adatto nel momento in cui o avete introdotto le proteine, quindi avete una routine bilanciata tra idratazione e proteine, altrimenti diciamo se volete utilizzare un leave-in come idratante non fa al caso vostro. Allora, questo io lo straconsiglio soprattutto se avete dei capelli sottili come i miei, perché purtroppo molti leave-in con una consistenza crema tendono ad appesantire i capelli quando effettivamente sono sottili, mentre questo dà la giusta definizione attraverso le proteine e allo stesso tempo la giusta idratazione senza appesantire. Quindi a me piace veramente tanto e provate a vedere se Look Fantastic ce l'ha, perché ho visto che i prodotti di Imbue sono un po' difficili, però mi sembra che Look Fantastic dovrebbe averlo. Allora, un altro prodotto in spray e con proteine, se non ricordo male, sì. Anche questo ha le proteine in quantità inferiori, è questo che è sempre un leave-in a spray di Judith Williams. È un marchio che, vi dico la verità, io non avevo mai sentito prima, però a quanto ho capito è anche un marchio abbastanza reperibile anche al supermercato, penso sia tedesco perché mi uscì nel calendario dell'avvento di Carly Box e ho visto che in fondo in alcuni DM lo potete trovare. L'ho provato varie volte, ma vi devo dire la verità, non ho visto niente di entusiasmante. Sempre adatto a capelli leggeri e leggeri, a capelli sottili. In effetti tutta la tipologia di leave-in spray io la consiglio per chi ha i capelli sottili, perché se avete un capello a parte più doppio ma anche di un'altra tipologia di capello, che ne so 3C, 3B, io già consiglio un leave-in un po' più corposo. A proposito di leave-in corposi, questo è il Spirulina Crema di Parentesi Bio. Allora, questo è uno dei prodotti iniziali, diciamo non iniziali, forse di metà metodo che ho preso. È un trattamento intensivo, appunto, come dice qua, 4 in 1, modella, volumizza, ripara e nutre. Qui all'interno c'è la spirulina, la banana, la pappa reale. Questo è un leave-in super nutriente. Se avete bisogno di molta idratazione, questo è un buon leave-in. Non ha le proteine, che io ricordi, non ce l'ha.
niente, super idratante. Io questo lo utilizzavo e lo utilizzo, diciamo, soprattutto in estate, perché con il mare, con il cloro, vado spesso in piscina e con il cloro, pur cercando di non bagnare eccessivamente i capelli, c'è bisogno di tanta idratazione, di molta protezione. A proposito, se non avete visto il video di come proteggo i capelli al mare o in piscina, ve lo lascio qui nell'info box. Sarebbe ottimo anche in inverno, però se avessi dei capelli più spessi, per me è leggermente pesante. L'unico modo, diciamo, per utilizzare i leave-in, se ce li avete, che sono pesanti per i vostri capelli, è utilizzarli a capelli super grondanti, quindi non uscire dalla doccia o restate in vasca dopo aver fatto lo shampoo, e utilizzate questi leave-in facendo tanto scrunch a capelli super bagnati. Allora, continuo, un altro leave-in super corposo e, diciamo, eccessivamente pesante per me è questo di Grow Gorgeous. Ecco, per farvi un esempio, ad esempio questo è il preferito di mia sorella. Però sapete, lei ha un'altra tipologia di capello, un'altra porosità, un altro spessore, e ovviamente questo fa al caso suo. Infatti, diciamo, quando io l'ho provato sui miei capelli, che sono sottili e porosi pari a zero, diciamo, era eccessivamente pesante. Quindi, poi vi dico la verità, non mi piace neanche l'odore. A mia sorella piace, è un odore persistente, cioè nel senso durante i giorni poi a seguire tu lo senti perché è molto forte, però personalmente a me quel profumo non piace. Come prodotto non male, però purtroppo, come vi ho detto, sui miei capelli non mi piace, ma mia sorella lo adora, quindi per farvi capire un po', ovviamente la cosa è sempre soggettiva. Continuando, cerco di dirvi, anche se adatto un po' per capelli più spessi o sottili, in base anche alla, come dire, all'esperienza sui miei capelli. Un altro leave-in è questo, quello di S.I.M. Questo, diciamo, è abbastanza leggero, non è pesante come questo di Grow Gorgeous, neanche come Spiroli Crema, e va bene anche per capelli sottili, medio sottili, va bene anche per i capelli spessi. Però se avete dei capelli tendenzialmente sottili, va abbastanza bene. Certo, tra questo e quello in spray io preferirei sempre quello in spray, purtroppo quelli hanno le proteine. Però questo è comunque super leggero, quindi non abbiate paura, nonostante ci sia il cocco, l'amla, quindi diciamo tutti prodotti abbastanza corposi, però a me piace tanto, io l'ho sempre consigliato perché comunque è uno dei prodotti, diciamo un po' tutta la linea di S.I.M., sapete quanto mi piace, ma perché sostanzialmente qualità-prezzo è ottima. E continuo con questa, che è la crema, diciamo leave-in, io la definirei così perché per me crema e leave-in più o meno siamo lì, è la stessa cosa. Questa è la crema di Giada Cosmetics alla spirulina. Che dire, l'ho provata 2 volte e mi è piaciuta tantissimo. Pensavo fosse eccessivamente pesante per i miei capelli. Però non è affatto così, anche perché poi ho visto tra gli ingredienti e al secondo posto, al primo c'è l'acqua, al secondo c'è l'aloe. Quando un prodotto ha l'aloe o l'aloe, non è da considerarsi poi così pesante, ed effettivamente la resa sui miei capelli è stata così. Se non avete visto il video in cui utilizzo i prodotti di Giada Cosmetics, ve lo lascio qui, perché veramente il risultato è stato strepitoso. Veramente bellissimo, anche perché qui dice che è adatto allo styling sia per capelli ricci che per capelli lisci, quindi effettivamente non appesantisce, ed è così. Poi magari lo faccio provare a mia mamma quando farà la piega liscia e vi dirò anche qualcosa in merito a questo. Detto questo, provato 2 volte già dalla prima applicazione, innamorata. Continuo, un po' una pecca
perché per me purtroppo i prodotti di coconut non, diciamo, io non li consiglierei, ma non li consiglierei in primis per la resa perché non mi è piaciuto sui miei capelli, ma poi per il costo, diciamo, se uno vuole prendere questo insieme all'altro spray o all'olio eccessivamente costoso e secondo me non ne vale la pena. L'odore non mi piace, sa proprio di un medicinale. Purtroppo non ci posso fare niente, ma l'ho provato anche da solo perché l'altro spray pensavo fosse quella la causa, ma non mi è piaciuto. Non lo so, magari lo riproverò e vedremo, però per il momento a me non piace. Un altro prodotto super, super, super è questo, ovvero il leave-in di Afro Ricci. Pazzesco, super leggero, ma l'odore è estasiante. Vi porta in estasi, almeno a me succede così. Poi, è Altiare, ma mi ricorda un qualcosa di pazzesco, cioè l'odore è bellissimo, io lo adoro. Ecco, poi ovviamente la cosa è soggettiva, anche per quanto riguarda gli odori, per gli odori è ancora più soggettiva. Questo se avete i capelli sottili, medio sottili, è top, super leggero, non appesantisce, lascia i capelli voluminosi, allo stesso tempo definiti, in combinazione con il gel è pazzesco. Questo ha le proteine, se non erro, sì, ha le proteine, quindi diciamo dà anche corposità al capello e anche mia sorella. Anche a mia sorella piace, vabbè, anche a lei piace tantissimo l'odore e dice che effettivamente sui suoi capelli dà comunque un buon risultato, nonostante lei quindi abbia dei capelli spessi, medio spessi, va bene anche per lei. Io, se avete i capelli sottili, ve lo straconsiglio. Poi l'odore sa proprio d'estate, infatti in estate penso che utilizzerò solo quello. Continuiamo e continuo con questo odio amore che è il leave-in di Shea Moisture. Allora, ho iniziato il metodo un anno e qualche mese fa e finalmente, diciamo, questo è arrivato qui. Questo è proprio uno dei primi ordini che ho fatto, se non il primo, tant'è vero che poi sbagliai perché questo è super ricco di proteine. Ho iniziato quindi il metodo direttamente con le proteine, essendo ignorante sull'argomento, quindi non c'era nessuno che mi poteva aiutare, quindi ho iniziato con questo, poi sulla mia pelle ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho messo da parte per poi utilizzarlo successivamente. Mi piace se avete bisogno di un prodotto super proteico e allo stesso tempo idratante, questo è pazzesco. Ora non lo utilizzo da un bel po', però veramente l'ho utilizzato tantissimo e anche questo, se avete dei capelli sottili, diciamo è leggermente pesante, però se ce l'avete in casa, nel senso se l'avete già comprato, io vi dico che potete tranquillamente utilizzarlo nonostante abbiate i capelli sottili, perché anche io l'ho utilizzato e vi devo dire che una volta in cui ho introdotto le proteine ed effettivamente mi servivano, questo è stato straordinario perché è, cioè, pieno di proteine, mi sembra abbia 3 proteine. Avete visto il video su come imparare a leggere le proteine? Lo lascio sempre qui nell'info box. Quindi, se avete dei capelli spessi, questo è ottimo e avete bisogno di proteine. Se avete dei capelli medio sottili, io opterei per altro, però se ce l'avete in casa, prendetelo, cioè utilizzatelo e fatelo a capelli grondanti, cioè devono essere super bagnati e poi ne mettete un po' e fate scrunch. Ve l'ho detto, io ce l'ho ancora, quindi figuratevi da un anno e durerà un altro anno con tutti i prodotti che ho ormai. Continuiamo
continuo e continuo con il leave-in di Shampora. Allora, Shampora non considera il leave-in come un prodotto per lo styling. Io ho avuto modo di parlare con loro perché io dicevo effettivamente il leave-in da solo, almeno per la mia tipologia di capello, non va bene, perché è come se mi lascia i capelli effetto nude, quindi come se io non mettessi niente all'interno ma andasse solo a nutrire. Quindi effettivamente io delle altre linee, ad esempio, ho anche i gel, mentre Shampora ancora non ha lanciato un gel, ma io spero in qualche novità, perché so che ci sono delle novità e spero proprio che sia un qualcosa inerente allo styling, quindi non vedo l'ora. Per il leave-in la profumazione è ottima, vabbè, perché l'ho scelta io, mi sembra fosse quella agli agrumi, quindi super fresca e super leggero, quindi quando voglio un effetto naturale, quindi i Naked Days, lo utilizzo molto volentieri. E certo, se lo dovessi comprare così, vi dico, da solo non lo comprerei, però perché io lo devo abbinare per forza ad un gel. Quindi continuo poi e vi parlo di questa, che è la crema idratante per capelli ricci ai semi di lino di Mater Natura. Allora vi dico, anche questa è leggermente pesante, quindi questi prodotti quasi tutti li abbiamo provati a mia sorella, tranne per alcuni nuovi, quindi mia sorella non ha ancora avuto modo di provarli, e mi diceva mia sorella che quasi anche per lei è un po' pesante questa, e quindi o ad esempio lei ne ha utilizzato troppo e quindi magari in una dose inferiore andava bene, e comunque per la mia tipologia di capello è un po' pesante. È vero che io ne utilizzai 2-3 pump, mi sembra, e tipo proprio una crema, per me non va troppo bene, e però non lo so, poi magari la proverò in futuro e vi aggiornerò. Ovviamente tutte le mie idee e considerazioni poi cambiano anche in base ai vari utilizzi. Per il momento, diciamo, non sono molto favorevole. Continuo con altri due e ci siamo, perché quell'altro è un prodotto per il refresh, e sono questi due, ovvero il leave-in di Born Beautiful Naturals, questo. Uno è avocado e l'altro no. Questo è per capelli spessi e questo è per capelli sottili. Allora, entrambi sono usciti nella Carly Box, appunto, che è la box del sito di Carly Box, che è mensile, mi sembra, questa, insieme ovviamente ad altri prodotti. Io ho provato solo questo per capelli sottili e l'effetto non mi è piaciuto, ma perché vi dico, io non ho i capelli molto crespi, o meglio, so gestire il mio crespo, e essendo un capello poco poroso non ho bisogno di tante cose, quindi come styling a me va bene anche solo il gel, poi il leave-in è un'aggiunta. Quindi parlando per la mia tipologia di capello, ho bisogno veramente di un leave-in super leggero, e nonostante questo sia per capelli sottili lo trovo un po' pesante. Questo non l'ho mai provato, quindi non vi so dire, ma lo faremo provare a Sara e niente, e vi dirà lei magari qualche considerazione. Detto questo, allora, ora i leave-in sono finiti, vi dico i miei preferiti. Quindi sicuramente tra i miei preferiti c'è questo, super leggero, il profumo mi piace, è per me è stratosferico il profumo, a differenza del gel che è diverso l'odore. Questo gocce di seta senza risciacquo è pazzesco, mi piace tantissimo. Ovviamente tutti i prodotti ve li lascio nell'info box, così se volete diciamo vedere o dare un'occhiata. Questo mi piace tantissimo, super leggero, per la mia tipologia di capelli è top. Poi un altro che mi piace tantissimo è questo, nonostante i miei soli due utilizzi,
mi ha fatto dei capelli bellissimi, quindi che dire, mi è piaciuto. E non lo so, ve l'ho detto, lo deve provare anche mia sorella. Quindi solo con due utilizzi ho capito che mi è piaciuto, perché è super leggero, quindi anche questo è top. Un altro preferito è questo. Quando ho bisogno di proteine lo utilizzo, anche perché è vaporizzato così, che ne so, io lo penso sempre quando devo andare al mare, in qualche posto, magari ora non possiamo andare da nessuna parte, però un domani poi vaporizzato al mare, sui capelli, questo è top. Se riuscite a trovarlo, perché è leggero e proteico. Altro leave-in che mi piace è questo, nonostante il mio odio iniziale, perché comunque è costato un bel po', però diciamo il prodotto c'è, quindi però questo, forse questo è stato il prodotto che ha svoltato i miei capelli, perché poi quando effettivamente avevo bisogno di proteine e l'ho utilizzato, i miei capelli erano tipo fatti col ferro, quindi mi è piaciuto tanto. E se avete dei capelli molto sottili, però non ve lo consiglio. E questo, vabbè, ovviamente gli altri comunque mi piacciono bene o male, chi uno chi un altro, quindi effettivamente mi piacciono, però se io dovessi scegliere io prenderei questi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se è così, mi raccomando, lasciami un pollice in su, fammi sapere se vuoi anche i video dei gel o degli altri prodotti. E niente, ti lascio alla prossima, ti mando un bacione, iscriviti al canale e ci vediamo su Instagram.